Fere, ti chiedo perdono. Dove siamo, Steph? Siamo in una tortura, Fere. Questa... Perché siamo qui? Dove siamo? In mezzo alla montagna, è una gara, in mezzo al nulla, Steph. In mezzo alla montagna, con le bici di parkour. Beh, allora, io credo che sarà una roba tipo semi-impossibile. Però non lo so. Fere, cosa stai cercando di fare? Ma con sta calma? Andando. Dove stai andando? A prendere i carciofi? Dove stai andando? Fere, torna qua. Vado via. Torna qua. Vieni qui, Fere. Come si fa a partire sta bici? Del cavolo, Fere, Steph! Ti blocco! Come parte? Fermati. Parte? Come fai con a partire? Con X, Fere, almeno quello è ovvio. Ok. Non te ne andare. Sì che me ne vado. Ciao, Steph! Come va? Io sono Ferenichi. E sono Steph, che stai giocando GTA 5. Benvenuti in un nuovissimo episodio di GTA 5 in cui Steph mi sottoporrà a una tortura cinese. No, ma allora, aspetta. Anche Steph verrà sottoposta a una tortura cinese, perché no, sta roba non piace neanche a me. A me piace il parkour normale e il parkour con le moto. Il parkour in bici non l'ho mai provato neanche io. Steph, e a me non piacciono le bici. È possibile guidare una bici. Corri, Fere. Corro. Corri, Fere. Corro. Che brava che sei, guarda, ma posso prendere la scia? C'è la scia, no, anche con le bici? Non si può avere la, no, scia con la bici. No, non me la danno. Non avrebbe senso, Steph. Peccato. Non avrebbe senso. Allora, fin qui è semplicemente un po' una corsa, ok? Dopodiché, credo, perché non ho mai provato la mappa, ci dovrebbe essere una parte parkour con la bici. Okay. Ok, iniziano i problemi, Fere. Steph, ma che gara è? No, aspetta, in acqua no. In acqua no, non l'avevo vista l'acqua mentre mi buttavo. Accidenti. Allora, non c'è quello che mi aspettavo per ora, e devo essere sincero, cioè, non vedo minimamente ciò che io mi aspettavo, cioè, di vedere. Cioè, però sembra una specie di parkour nella vita reale. Cioè, come se tu andassi in montagna. Sì. Capito? Sì. Scalare con la bici, esatto, con la mountain bike. Esatto. Capito? Anche esatto. Se qua abbiamo una bici terribile. Però nell'immagine della gara c'era ben altro. Quindi secondo me vedrai che ci aspetta qualcos'altro. Ma magari è dopo. In caso sì, la salita è faticosissima in bici. Sì, non ce la guardate faccio. Il mio personaggio. Non ce la faccio. Vai. Troppo cado a terra, Steph. Vai con quelle gambe. Mi fanno male le gambe. Forza, Fere. Madò, ma come si può? Guarda. Siamo lentissimi. No, si stanca anche tu. No, si stanca anche tu. Uno sprint. Non ci provare. Adesso ti faccio cadere. Steph, è la gara più triste che abbia mai visto. Cioè, posso fare uno sprint? Dio. Mi sono ricaricato un po'. Ciao, Fere. Che sorpasso. Mamma mia. E riprende la prima posizione. No. La riprende. Dai, Steph, che tristezza. Ma qui stiamo tutti piangendo. Perché? Ma la smetti di superarmi? Perché torna stiamo qui facendo sta gara in salita che è ridicola? Perché le scegli così brutte? Io non ti devo perché... lasciare a scegliere le gare. Ogni volta la ridici sta cosa. Terribile, esatto. Però poi me le fai riscegliere. Però il fatto è che la PlayStation l'abbiamo appena presa e ti sei messo solo tu a cercare le gare. La prossima volta vado io, Steph. Lo so, sì, lo so. Però guarda che sorpasso. Guardalo. Dai. Guardalo, Steph. Mamma mia. Ok, sono stanco. Aspetta che mi riposo un po'. Bene, ma adesso? Adesso? Ah, così? No, cioè non fa. Aspetta. Ce la sto facendo. Vedi? Mi sono schiantato di faccia. No, Fere, no. Non andare storto. Mi sono cercato di bloccare così. Vai. No, insopportabile, Steph. Mi sto no, facendo Spider-Man per non cadere. Come puoi stare? Guardami, disgraziata. Ciao, Steph. Sono più brava di te nel parkour tra le montagne. Ciao. Ma dai. Allora, io semplicemente sono andata tutto dritto. Non ho toccato niente. Devi stare proprio fermo dritto e vai. Va da solo, Così? Sì, proprio tranquillo senza neanche correre troppo. Se lo fai, vai. Ho visto, sì. Vado giù dalla montagna io. Steph la vince questa gara. Sei ancora fermo lì, Steph? No. Sto iniziando a pedalare, Fere. Sto iniziando a recuperare. Però, mamma mia, sta salita è faticosa, Andiamo, mio bel personaggio. Discesa ripida. It's time to go. Oh, mamma mia. Fere, ma bisogna saltare, però. Sì, devi fare un po' di cose strane. Ma un po' troppo strane. Non è la discesa con la strada, è la discesa proprio in mezzo alla montagna, capito? Sì.
Ok, però non mi sono schiantato, dai, è andata bene. Tu per ora ti sei schiantata? No, io sto andando dritta, sto continuando facendo. Però non capisco il senso di sta gara, perché tu mi avevi detto che doveva essere un parkour. Invece sembra sono che ci siamo clickbaitato, ok? Una gita in montagna, okay? No, quindi. Sono stato clickbaitato, perché io avevo visto una foto dove c'erano dei container e una bici, e quindi ho fatto, ah, parkour con le bici. E invece c'è una montagna. Non c'è l'ombra di un container, Steph. Ma proprio zero. Non c'è l'ombra di un container. No, nulla. Solo nella natura. È bello, c'è il sole, ci sono gli animali. Però non ci sono i container col parkour. Steph, non sei stato bait cliccato. Cosa? C'è un pezzo, è alla fine, però c'è. Ma non può mettermelo alla fine. Ma non lo so. È come non metterlo. Esatto, sì. Allora, è un po' triste. Arrivo. Okay, arrivo. Aiuto, è difficilissimo. Oh mio Dio, ferma. Ok. Steph, non ti schiantare. È difficile. Vabbè. Reset perché prima di schiantarmi. Le gare, perché? Ce la facciamo, la recuperiamo. Okay. Lei è nel panico. No, consigli. Non è vero, sono apposta. È nel panico. No, è difficilissima, cavolo. Perché sono stretti i contenere, non riesce a stare dritto. Frena! Di schiena lo deve prendere. Di schiena. Sto mancando tutti i checkpoint nella discesa. È difficilissima, ma non è possibile. Ma comunque è bellissima come gara. A me sta divertendo, mi sto emozionando. Ok, bravo Steph. Meno male che uno dei due si diverte. Ma Steph, dai, meno male. È carina. Che aia. Uno dei due. Ok, vedo finalmente i container. Quindi vuol dire che ti ho raggiunta. Sì, io sono ancora nella parte dei container. Li sto facendo piano piano frenando perché sono infattibili. Ok. Capito? Quindi vado piano piano come una lumaca. Va bene. Sai cosa fa Steph? Va a razzo. Sono caduto. Ecco qua. Te l'ho detto, è molto nella diga. Oh, ce l'ho fatta almeno quel pezzo. Adesso inizia la parte che secondo te è più difficile. Vado. Ok. No, ma è sempre peggio. Vabbè. Mettimi buon umore, Fede. Grazie, No, devi stare molto calmo. Cioè avere tanta pazienza, che sai bene che io non ho. Neanche è solo io quello. Perché a me viene da correre. E tu esatto, invece perdi la pazienza a priori. Non li puoi fare, non li puoi fare correndo minimamente. Cioè penso che sia proprio impossibile. Io non so quanti bagni mi sono fatto oggi. Guarda, ho perso il conto. Ok, sto andando. Ok, bravo Steph. Bravo, bella questa curva. Ok, adesso accelera. No, non in acqua. Perfetto. Perfetto così, bravo Steph, andiamo a prendere le cozze. Ti vedo. Perché okay. Te l'ho detto che qua bisogna andare sempre lenti. Adesso quindi. Ci sono gli scogli, tipo come parkour. Ma che è sta roba? Ma è troppo difficile. Sto arrivando, ti raggiungo. No, non credo che ti raggiungerò mai. Non credo. Ciao Steph. Mamma mia, che spettacolo. Dov'è il checkpoint? Non è qua. Non lo capisco, Steph. Mi sa che dobbiamo salire. Anch'io non capisco. Dobbiamo salire, che dici? Mi sa di sì. Sì, Fere, ho visto il checkpoint. Dobbiamo fare qua, capisci? Non so come, perché. Qui. Ok, sì, c'è una stradina nascosta. Ci sono troppi alberi per poterlo fare. Vai, gli Steph. Alberi il problema. Vai che l'abbiamo superata. Andiamo, non cadere. Ok, il checkpoint l'ho preso. Poi se cado, pazienza. Uff, praticamente stiamo andando dove c'è il treno. Ti stavo aspettando per lo sprint finale. E ti ha preso in pieno treno. E mi ha preso in pieno il treno e mi ha fatto finire la gara a forza. Della serie muoviti che tardi. È una gara strana, non mi so esprimere, non so dire se mi è piaciuta. È una gara che è durata 21 minuti. Tu l'hai scelta, ricordati Steph, ricorda. Finalmente siamo a casa di Steph. C'era scritto che è molto difficile, non so se è vero. Andiamo, corri. Non lo voglio Pronta? Sapere. Pronta? Veloce, andiamo. L'ho fatta apposta, sappilo. Lo so. Io ho preso il cartellone in pieno. Bravo. Tu? No. No, dai, non mi ha dato il checkpoint. Però aspetta, sì, anche a me non me ne ha dato uno dopo. Allora, devo capire bene i tasti, come si impenna? Con l'analogico sinistro. Così, ok, perfetto. Ok. Opla, ci siamo. Per ora, difficile non è. Che poi mi ha detto che tu mi hai fatto esplodere. Com'è possibile? Non provare a darmi non la sei colpa. Sei stato tu. Ma sei andato dritta così ad esplodere. Ed è colpa mia. È riatterro in piedi. Basta Steph. È un parkour serio. La smetti? Non ho parole. Rendi ogni cosa ridicola. Togliti. Tu questa io? È una roba difficile. Sei tu che la rendi ridicola. Ok. No. Caduta. No, non l'ho vista. Non se ne è accorto. Perché la vita è brutta, Steph. Molto brutta. Soprattutto la vita su GTA. Il momento in cui mi hai superato è. Cade.
Adesso dove devo andare? Ah. All'inferno. Ma dai. Quello sarebbe il posto ideale per te, Steph. No, siamo tornati per terra, Fere. Ok. Siamo tornati per terra. E mi sa che dobbiamo sfruttare. Ah no, ok, pensavo il cantiere per tornare in aria, invece no. No, sarebbe stato bello, invece no. Ok, nulla di difficile però per ora. Lui aveva detto tricky. Mi aspettavo sì, chissà cioè, cosa. Me li fatti fare molti più difficili. Sì, 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 li abbiamo trovati molto più difficili. Ma proprio qua. Tanti. Dai, adesso non voglio fare quello super pro, ma è abbastanza tranquillo. No, non è di quelli che se fai con calma, magari se punti a finirlo in tot tempo esatto. È più difficile. Però se te lo fai con calma te lo fai, dai. Io dico che ufficialmente sono stato clickbaitato non solo una volta, ma due volte su due. Prima mi fanno vedere i container e c'è il madre natura per 18 minuti di bicicletta pedalando. Poi vedo una roba che c'è scritto proprio tricky, che in inglese vuol dire che teoricamente è complicato. Ed era la cosa più semplice che abbiamo mai fatto. Cioè l'ha finita anche Fere, rendiamoci conto sì, di quanto è grave. Esatto, cioè, esatto, se la finisce sì. Fere è proprio semplice. Quindi non lo so, sono molto triste Fere. Non sceglierò mai più le gare. Le prossime gare mettiti a cercare già delle gare nella play. Perché vero, voglio fare qualcosa di bello sì, ok? Sì, sì. Perché se decidete su tutto, lasciateci un bel like. Se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.